Anche la Basilicata avrà presto una sua legge regionale che disciplina, nell'ambito del servizio sanitario, l'utilizzo di farmaci cannabinoidi, qualora i farmaci tradizionali disponibili si dimostrino inefficaci o inadeguati al bisogno terapeutico del paziente, come ausilio nelle cure palliative o nella terapia del dolore. Presentata alla stampa la proposta di legge che ha per primo firmatario il consigliere Mollica, UDC, e che è approvata all'unanimità dalla quarta commissione, approderà in aula per l'approvazione definitiva. La somministrazione in ambito ospedaliero domiciliare nelle strutture sanitarie accreditate, la prescrizione a discrezione del medico specialistico, in capo al Dipartimento regionale alle politiche per la persona, un osservatorio che in collaborazione con la classe medica potrà fornire un quadro chiaro in relazione al numero di pazienti, effetti ed appropriatezza terapeutica di farmaci che rappresentano una sfida ancora tutta aperta e dal governo nazionale si attendono indicazioni più precise anche in relazione alla produzione della cannabis terapeutica all'interno dei confini dell'Italia.